Chiedimi di accendere il ventilatore. In che senso? Non mi dire che sei diventata utile. Cioè, mi stai dicendo che con la voce si accenderà il ventilatore da solo? E sarebbe bellissimo. Alexa, accendi ventilatore. Col cazzo, okay. Accenditelo tu. Ma perché questa cattiveria? Io non capisco. Perché la cosa mi diverte un sacco. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. E se ti dicessi che questa volta ti ho fottuta alla grande, perché adesso prenderò il ventilatore e ti mostrerò una cosa incredibile. Probabilmente l'ho rotto. Metto qua il ventilatore e adesso guarda che roba ti faccio. Perché basta schiacciare questo tasto. Mi hai fregato. Esatto, brutta stro... E io mi rinfresco come una foca monaca. Ma comunque, oggi non siamo qui a fare aria ai cammelli, ma siamo qui su un qualcosa che almeno una volta al mese bisogna guardare. Cioè proprio ne sento il bisogno. Di che cosa sto parlando? Delle animazioni più divertenti di sempre. Fammi bere un attimo che sono disidratato come il deserto del Sahara. Ma oltre a questo direi di iniziare subito ragazzi. Cioè proprio instant. Ho qualcosa incastrato in gola. Che schifo. Perfetto ragazzi. Ed eccoci qua. Snack Attack. Ah beh sì, è il titolo dell'animazione. Sono deficiente. Iniziamo con una musichetta meravigliosa. Ok. C'è una signora anziana. Guarda e passa madonna, è alta un metro e un microfono. Ok, che fa? Ah, vuole i biscotti, eh? Ok, vada signora, si compra i wafer. Bene. Ok. Per poco non riuscivo neanche a digitare il... No! Succede sempre, raga. È incredibile. Queste macchinette comunque sono buggatissime. Succede ogni volta. Metodo proprio funzionante al 100%. Ma cosa fa? Vabbè, ma che signora è questa qui? La prende a calci? Mi sa che non si arrende. Signora, si calmi! Ah, funziona. Basta saperlo, raga, in caso prendete a spallate la macchinetta, vedete che vi fa scendere i biscotti, tranquilli. Ma che metodo è? Una signora anziana. Va bene. Ah, ok, deve aspettare il treno. E nell'attesa ci sono... Ma quanto buoni, mi sta venendo fame. Ok. Hai capito la signora? Quei biscotti al cioccolato? Daily Star. Si legge il giornale. Ehi! Ma cosa fa? Ruba? Come si permette? Ho preso a calci a spallate la macchinetta per questi biscotti. Non ti permette. Ecco, beh. Sì, però signora, cioè, con quale violenza può offrire un biscotto al ragazzo, dai. Ma ruba? Cioè, proprio va lì a prenderli apposta. Vabbè, così forse è un po' esagerato, eh. Sei un po' stronzo. Ok, forse no. Ma lo pulisce pure, tipo, non si preoccupi, faccio io. Cioè, proprio fiero, eh. Li vuole a tutti i costi. Gli piacciono un sacco questi biscotti. È bellissimo come le toglie pure le briciole. Vabbè, è gentile, almeno quello. Si sta arrabbiando. Guarda che ha preso a calci la macchinetta. Tu sei il prossimo. Ehi, tu, giovanotto. Non sta capendo nulla. Cosa sta dicendo? Tu che giochi solo alla PlayStation. Aia. Non ti permettere, ti do una testata, eh. Ma basta prendere i biscotti. Vabbè. Una lotta. Ha avuto la meglio, raga. Ecco, è andato pure l'ultimo. Un disastro. È l'ultimo, non vedi? Stamattina non ho fatto colazione. Lasciamelo, no? Sta prendendo una decisione importante. La divisa, ma sono suoi, cosa dividi? Ma gliel'hai rubato. Ok, come se nulla fosse. E vabbè signora, ma dove è stata veramente? Si accontenti di... Ah, era pure quello è già che... Ma è cattivissima. Non è una signora anziana in Terminator. Ma quanto è bella. Ma comunque ha un po' troppa fame sto ragazzo. Si mangia pure le briciole dalla panchina. È arrabbiatissima, non ha mangiato nulla. Dai, vabbè, non si preoccupi. Alla prossima macchinetta ne prenderà. Arrivederci. Grazie per i biscotti, è stata gentilissima. Almeno il biglietto ce l'ha. Ok. Quello ci sia. Io non ci posso credere. Cioè, in realtà questi erano i biscotti del ragazzo. Che figura di me. Ma signora, ma... capisco l'età, però dai, queste figure no. Se l'è pure presa.
stava rubando i biscotti. E giustamente lui diceva, ho capito. E lui è stato pure gentile a lasciarle dei biscotti, cioè, in realtà erano i suoi. Ti senti colpa, eh? E poi che fai? È andata. Ma cosa ridi? Vabbè, però dai. Tutto è bene ciò che finisce bene. Cioè, più o meno. Vabbè. Cosa abbiamo imparato da questa animazione? Che quando comprate biscotti, intanto dovete prendere a testata la macchinetta, perché sennò non mangiate nulla. E poi controllate, perché potreste rubarli a qualcun altro. Ma andiamo a vedere un'altra, ragazzi. Una non mi basta mica. Perfetto! Ed eccoci sulla seconda animazione di oggi. Siamo al chiaro di luna questa volta. E c'è una zanzara. È la protagonista per caso? Ma quanto è triste questa zanzara. Ma si gratta. Va bene. Ok, immagino sia estate. Madonna, quanto odio le zanzare, porca puttana. Vengo a dormire a casa tua, eh. Che poi questo è l'esatto suono che fanno. Che è proprio fastidioso nelle orecchie. Che poi quando è che arrivano di notte, quando vuoi riposare, cioè, lo fanno apposta, loro lo sanno. Madonna, quanto vi odio. Che poi inizia a prenderti a schiaffi perché lo capisci da dove arriva. Ecco, ha trovato la vittima. Di notte, mi sembra giusto. Ma com'è contenta. Si sta preparando. È un missile. Ah, t'ha fottuto, eh? Ah no, ok, niente. Mi sa che è arrivata allo stesso destinazione. La rete non è servita a nulla. Ma è un terremoto. Sta digerendo, mi sa. Sì, però è un Snorlax. È un uomo incredibile. E qua c'è da mangiare, mi sa. È proprio a tuffo. Ok. Mi fa un po' senso, lo so perché. Cioè, pur essendo un'animazione. Ma com'è contenta? Si sta riempendo un botto. Che è successo? È ubriaca di sangue, non ce la fa più. Ah, non mi interessa, io continuo a ciucciare. Ah, mi sa che... Un po' godo come un orangotango, dai. Cioè, io capisco che ci siano persone che dicono, ma anche loro devono mangiare, però che cazzo. Ditemi che non sono fastidiose, dai, ti metti a letto. Iniziano a volare a caso. Nel cervello, le senti proprio dentro. È ovvio che poi fanno sta fine, dai. Però non riesci mai a beccarle. Accendi la luce e spariscono. Dov'è finita? Spegni la luce e te la trovi in fronte che ti ciuccia via il cervello. Però questa qui ha avuto i segnali di pericolo. Cioè, ha iniziato a vibrare tutto. Se l'è sbattuta. Ed è esplosa. Ah, come si gratta. E poi continua a russare come se nulla fosse. Tutto sporco di sangue. Un'immagine orrenda, ma che pancia! Ma cosa parlo io? Che porca vacca! Mi metto così, non vedo più i piedi! Direi di concludere qua. Devo dire che queste due animazioni sono bellissime, soprattutto quella della signora anziana che... Cioè, faceva paura! Ha fatto un casino inutile, ha rubato i biscotti al ragazzo. Però voglio sapere quale avete preferito voi e se anche voi odiate le zanzare. Ma prima di concludere, direi di andare a salutare Emma Lamberti, Michele Paludet, o Paludet, Michele Pasini e Irene Morgavi. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi... Irene Morgavi, grandissima. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ora, raga, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi.